io mi sono recomitato a Spezia Via del Carbone e siccome Andrea Orlando, prima di diventare ministro, giusto un paio di settimane prima di diventare ministro, era venuto a Spezia e aveva incontrato il comitato, e in quella fase insomma aveva fatto un po' di dichiarazioni anche abbastanza importanti insomma rispetto all'opportunità che la centrale dell'Enel continui a bruciare carbone per i prossimi 8 anni, oppure, come dire, che ci si faccia venire qualche idea. Allora, in quella fase Orlando aveva chiamato la centrale dell'Enel una caffettiera sbullonata, e io gli riconosco il copyright, però insomma ha interpretato il nostro sentimento molto bene. Allora, in quella fase Orlando aveva contestato un pochino la strategia dell'amministrazione di chiedere prescrizioni e investimenti all'Enel piuttosto blandi, nell'ottica di dire: non gli facciamo fare gli investimenti, questa è l'ultima autorizzazione che gli diamo e tra 8 anni dismettiamo la centrale. Questa è stata da sempre, come dire, l'idea dell'amministrazione. La settimana scorsa l'amministrazione ha ribadito questo concetto e il direttore dell'Enel ha detto: sì, va bene, ma noi non abbiamo proprio nessunissima intenzione di andarcene. Allora io voglio chiedere al ministro Orlando, che comunque dovrà a un certo punto assumersi la responsabilità di firmare questo decreto, e devo dire a questo punto speriamo di firmarlo anche abbastanza in fretta, perché insomma se no non lo finiamo più. Cioè, ma noi che cosa abbiamo in mano ora? Abbiamo in mano un'AIA un po', come dire, senza gambe, e non abbiamo nessuna garanzia del fatto che l'Enel tra 8 anni se ne andrà, ma soprattutto l'ultima parola è stata quella del direttore della centrale, a cui nessuno ha ancora risposto, che ha detto: noi non ce ne andiamo. Grazie. Ma l'ultima parola non spetta al direttore della centrale, spetta al governo del paese e agli enti locali. Io penso che la strategia che il comune ha impostato è una strategia che consenta di mantenere l'obiettivo della dismissione della centrale alla scadenza dell'autorizzazione ambientale integrata. E pensiamoci prima di chiudere. C'erano due strade in campo. La prima era quella di chiedere all'Enel degli investimenti più pesanti, che avrebbero ridotto subito le emissioni anche più significativamente di quanto non sia avvenuto, ma avrebbero consolidato il sito sine die, e in un quadro in cui, va detto, il carbone diventerà sempre più strategico, perché il gas è aumentato di prezzo, gli americani hanno cominciato a estrarre un gas non convenzionale che costa molto meno, quindi il mercato del carbone vedrà un abbattimento molto forte del costo e vedrà, diciamo così, una strategicità della difesa di quelle poche centrali di carbone. In contemporanea però c'è una strategia europea, lo dico perché le decisioni non sono mai bianco o nero, in contemporanea però noi stiamo sottoscrivendo degli impegni a livello internazionale per la riduzione del CO2. Allora, mantengo l'opinione che prima si fa un'AIA e meglio è, e l'AIA va fatta perché oggettivamente è il modo attraverso il quale si riducono le emissioni. Mantenere la centrale nelle condizioni in cui, dico, di una caffettiera sbullonata, per usare quel termine, credo che sia fare un regalo all'Enel, perché è del tutto evidente che l'Enel, quanto più in là dovrà attuare le prescrizioni, tanto più potrà continuare a produrre energia a un costo inferiore e utilizzando delle tecnologie meno evolute. Il comune, gli enti locali hanno seguito una strategia, è una strategia che penso abbia un senso, lo dico con molta franchezza, perché io penso che poteva essere un piano A, che era quello di dire: Enel, investi subito, fai una centrale di potenza minore, però con delle emissioni più basse subito, però questo voleva dire avere la centrale per sempre, anche in un quadro in cui il carbone probabilmente proveremo a superarlo nella pianificazione energetica nazionale. Oppure fare la scelta che il comune ha fatto, che è quella di dire: no, io ti chiedo di fare gli investimenti per ridurre le emissioni di una cifra tot, e contemporaneamente però mi riservo la possibilità di non andare a un consolidamento della centrale. È stata seguita questa seconda strada, io credo che sia una strada assolutamente rispettabile, va perseguita secondo me con maggior determinazione, perché non basta dire che tra 7 anni se ne vanno, bisogna costruire le condizioni per cui non ci sia nessun appiglio per Enel nel consolidamento, e contemporaneamente si possa pensare anche al fatto che
il polo energetico di Spezia possa essere trasformato, perché noi abbiamo bisogno di produrre energia, ma non è detto che l'energia vada per sempre prodotta qui col carbone. E quindi questa è la strada, secondo me, che si può seguire, va costruita insieme. Bisogna fare in modo tale che, per esempio, l'Enel provi a scommettere su una realtà come Spezia sul fronte delle rinnovabili, che è un fronte che è molto importante anche per creare lavoro, per creare occupazione, per evitare che, diciamo, a fronte del superamento di una presenza industriale ci si trovi poi tra 7 anni di nuovo con un ricatto di carattere occupazionale. Quindi io credo che questa sia la strada che si deve provare, che si deve provare a seguire in questo momento, nelle condizioni date, sulla base delle scelte che sono state compiute. Penso che ci sia, però, questo lo dico con molta... Oggi ho letto una dichiarazione del presidente degli industriali di Spezia, che è un mio carissimo amico e che stimo molto, che dice sostanzialmente: oh, finalmente è andato sta autorizzazione, così si può continuare a produrre, eccetera eccetera. Secondo me in un modo un po' miope, perché l'interesse della città è quello di chiedere a Enel di, senza consolidare il sito, di dover fare tanti più lavori possibili sulla centrale, anche nell'interesse degli imprenditori locali. Cosa voglio dire? Enel è un soggetto che ha un bilancio in positivo, non stiamo andando a gravare su un soggetto che rischia, diciamo, di andare in difficoltà. Chiedere per esempio che si coprano meglio i nastri trasportatori, chiedere per esempio che il ciclo del carbone sia meglio vigilato, chiedere delle tecnologie in condizioni di non consolidamento, che però siano più evolute, non significa solo proteggere l'ambiente, ma significa anche creare delle occasioni di lavoro per le imprese e per il territorio locale. Delle volte lo scontro ideologico su Enel sì, Enel no, senza vedere poi al merito dei processi reali che si mettono in moto, io credo che sia un errore. Lo dico perché a Taranto, l'Unione Industriale, che chiaramente difende la presenza dell'ILVA, è stata anche molto contenta che l'AIA prescriva 1 miliardo e 800 milioni nell'ipotesi più bassa o 3 miliardi di investimento nell'ipotesi più alta di prescrizioni di investimenti tecnologici sulla centrale, perché sono 3 miliardi o 1 miliardo e 8 a secondo che ricadranno sul territorio. Cioè l'idea secondo la quale abbiamo solo la scelta tra ambiente e sviluppo è un'idea sbagliata, negativa, che va superata. Noi dobbiamo batterci per uno sviluppo, ma per uno sviluppo diverso. Io sono convinto che l'idea, la decrescita felice è una cosa che fa felici soltanto quelli che scrivono i libri su questo argomento. Cioè la decrescita è inevitabilmente infelice, perché crea disoccupazione, crea povertà. Però su quale sviluppo ci dovremmo interrogare un po' di più in modo moderno, non come negli anni 80-90, che si pensava che chiunque ponesse un problema di carattere ambientale lo facesse, scusatemi il termine, per rompere i coglioni. Quello lì che pone quel problema magari vuole rompere i coglioni, ma può mettere anche in moto un meccanismo che, dal punto di vista della riqualificazione del modello di sviluppo, può creare addirittura delle opportunità di carattere economico. Perché cos'è successo per esempio, scusate se vi porto gli altri 5 minuti, cos'è successo per esempio nei paesi che non hanno investito sul tema delle tecnologie e dell'innovazione, che a un certo punto si sono trovati in un momento ad un cortocircuito? Perché te hai oggi, per esempio, sul tema delle emissioni, sul tema del CO2, hai dei vincoli internazionali che condizionano l'economia. Chi si è attrezzato resta sul mercato, chi non si è attrezzato va fuori mercato, creando a quel punto dei danni di carattere occupazionale. Quindi io penso che noi, sulla strada che il Comune ha scelto e che stava al Comune scegliere, abbiamo un margine di lavoro importante che può consentire una riduzione delle emissioni, una richiesta di un salto di qualità ad Enel per il modo in cui sta qui, che non va visto come una rottura di palle, scusate il termine, ma va visto come una possibilità di migliorare le performance e di realizzare anche dei posti di lavoro e degli investimenti delle imprese, e contemporaneamente di mantenere aperta una prospettiva che è quella del superamento della centrale. Però per fare questa è la cosa su cui io credo dobbiamo riflettere, non basterà aspettare 7 anni che scada l'autorizzazione della centrale, bisogna che nel frattempo costruiamo delle alternative serie, perché comunque là dentro ci sono centinaia di persone che ci lavorano, quindi non basterà soltanto aspettare che scada l'autorizzazione, bisogna fare in modo tale che nel frattempo si costruiscano delle alternative serie che possono essere anche nell'ambito energetico. Io sono stato a visitare l'altro giorno una centrale termodinamica solare,
che hanno realizzato in Umbria, che è una centrale, non sono i pannelli che mettono sul tetto, è una centrale fatta con degli specchi che riscalda un fluido e che con questo fluido fa girare una turbina e che produce più o meno, diciamo, alla fine quanto un gruppo di quello dell'Enel, quanto un gruppo dell'Enel di Spezia. E la realizzazione di quella centrale lì, non è solo un valore in sé perché crea energia in modo più pulito e rinnovabile, ma è per esempio un prototipo che è stato esportato nei paesi del Nord Africa perché chiaramente hanno una potenzialità molto alta, cioè una possibilità di pensare anche al fatto che intervenendo nella riqualificazione del patrimonio industriale esistente puoi sviluppare anche delle tecnologie che poi sei in grado di esportare. Noi adesso in Cina ci chiamano, che paese che di cui non si è occupato di emissioni per molto tempo, ci chiamano perché non sanno fare diciamo controlli sulle emissioni, non sanno fare strutture di depurazione. Per molti anni se ne sono fregati e oggi sono costretti a ricorrere ai paesi che hanno sviluppato quel tipo di tecnologia. Lo dico perché alla fine dobbiamo un po' uscire dall'idea che chiunque ponga un problema dal punto di vista ambientale ponga solo un problema di mancato sviluppo. No, pone un problema di uno sviluppo diverso. Naturalmente non bisogna avere la pretesa che quel punto di vista possa essere totalizzante, possa imporre, diciamo, un cambio dal giorno alla notte, perché quelli che raccontano che si può passare dalla cosiddetta seconda rivoluzione industriale alla terza rivoluzione industriale in un giorno raccontano delle puttanate, perché noi abbiamo un patrimonio industriale che non è che possiamo chiudere domani e farlo tutto, diciamo, non impattante. Però quella è la linea sulla quale ci si deve muovere e io credo che ci siano le condizioni perché questi obiettivi si possano realizzare anche partendo da alcune vertenze locali come quella di Spezia, perché credo che sia ragionevole, in questo vedo un punto forte, perché credo che sia ragionevole il fatto di non consolidare il sito della centrale, essendo coerenti però nel perseguimento di questo obiettivo. Perché noi, se vogliamo stare dentro gli obiettivi che ci darà l'Unione Europea di riduzione del CO2, nel corso dei prossimi anni dovremmo dismettere significativamente un pezzo del parco delle centrali a carbone, che sono quelle che producono, soprattutto quelle più vecchie, che producono, diciamo, più CO2. Non parlo ora delle polveri, che sono le cose che riguardano i cittadini che stanno intorno, che sono quelle che creano le patologie. Parlo del CO2 che è l'emissione, diciamo, globale, quella che crea, diciamo, che sfora i tetti. Ecco, quella è che crea il riscaldamento del clima. Se noi siamo, diciamo, in una situazione in cui la centrale non è consolidata, io penso che ci siano le condizioni per chiedere che questa centrale stia fuori dal piano energetico nazionale del futuro e naturalmente si realizzi un obiettivo di carattere ambientale.